Voglio fare alcune sottolineature. Anche l'Abruzzo, così come le altre regioni, non avrà problemi di risorse economiche. Stavo facendo un conto. Noi abbiamo lasciato la regione Abruzzo con un obbligo di piano di rientro rispetto ad un debito ereditato che era di 76 milioni di euro l'anno. Questo piano di rientro, poi noi siamo riusciti, con la norma cosiddetta Salva Abruzzo, a determinare uno spostamento ventennale, per cui abbiamo determinato che la rata annuale da 76 milioni di euro l'anno passasse a 33 milioni di euro l'anno. Adesso si determinerà che per 3 anni l'Abruzzo potrà derogare al pagamento della rata annuale, quindi avrà 100 milioni di euro in ragione del fatto che le rate annuali ricominceranno a pagarsi fra 3 anni, quindi si troveranno 33 sono 99 milioni di euro come un ulteriore gruzzolo guadagnato dalla razionalizzazione dei documenti contabili abruzzesi. Più quel lavoro che ha fatto Silvio di svelamento di ulteriori insorgenze finanziarie, più nella riunione dell'Eurogruppo del 16 di aprile si è stabilito che la programmazione settennale 21-27 si può anticipare e verrà chiesto non solo dall'Italia l'anticipo del settennato. Noi come Abruzzo, al di là delle altre operazioni che ci dovranno riguardare, avremo di sicuro 900 milioni di euro in pancia. Quello che serve è mettere in campo però una progettazione adeguata. Progetto viene etimologicamente dalla composizione di pro e oggetto. Bisogna fare in modo che gli oggetti siano avvantaggiati, quelli da raggiungere, con una esatta consecutio dei tempi, con una esatta attività collaborativa. L'idea, per esempio, che la Regione ha avuto di dare i soldi direttamente ai cittadini bisognosi è un'idea proprio alcolica, emotivamente alcolica, perché la Regione non ha come utente il cittadino e l'imprecisione nell'individuazione dei cittadini porterà contenzioso, perché la Regione incontra i cittadini attraverso le ASL. Ma ci vedete voi le ASL che fanno anche la corresponsione di questa misura di solidarietà? Doveva la Regione darlo ai comuni senza badare alla convenienza del più uno elettorale che si fa se lo dai tu e non lo fai fare dai comuni. C'è bisogno di fare un progetto operativo che tenga da conto sia le risorse, sia le emergenze emerse, ma anche le tante opportunità che, se non vengono messe a ragione, noi le perderemo. Vi faccio 2 valutazioni concrete. L'aeroporto d'Abruzzo, al di là diciamo dei numeri più o meno accarezzati, ha 700.000 passeggeri l'anno. I 700.000 passeggeri per circa il 90% sono derivanti da voli low cost. I voli low cost sono l'esatta inimicizia, antinomia per questa nuova stagione di economia non di prossimità, perché qui è saltata la prossimità come categoria del vivere collettivo. Il volo low cost è un volo carico, contenuto, quasi ingabbiato su uno spazio molto trattenuto. Come faremo noi a mantenere in vita questo aeroporto se non parte subito un tiro alla fune? Parlo dell'Abruzzo, ma l'Abruzzo deve capitanare altre regioni che hanno l'accesso al cielo attraverso i voli low cost. Noi facemmo questa operazione quando salvammo il contratto italiano con Ryanair. Lo salvammo noi rivedendo i titoli fiscali per quanto riguardava i titoli di viaggio. L'onere fiscale venne scritto in termini innovativi e favorevoli all'Aurum di Pescara con la trattativa di Mr. Ryan con Del Rio che ci delegò. Se noi perdiamo l'opportunità dei voli aerei del nostro aeroporto, pezzi importanti delle economie produttive, non solo innovative, anche tradizionali, salteranno. Per cui su questo
va fatto, ma non un progettino. Adesso, insomma, io non voglio dare cognomi alle misure delle qualità dei progetti. Mi viene in mente un consulente molto in voga in provincia di Chieti. Ci vogliono progetti corposi, ambiziosi, nutriti dalla realtà dei fatti. Progetti che sono capaci di tenere da conto che anche il milione di presenze dell'economia della neve di Roccaraso, voi ve lo vedete adesso la fila davanti agli accessi dell'economia del turismo della neve? Vedete voi le file delle persone accalcate? Anche quello va tematizzato, ma per tempo, perché non è che daremo luogo ad una idea siciliana dell'economia dove i soldi continueranno ad arrivare a pioggia con una forma sussidiaria e solidale. Arriverà presto il tempo del rilancio propulsivo delle misure economiche animate da denaro pubblico, ma che devono avere la capacità di produrre risultati. Così come vi do notizia che da oggi è cominciato il lavoro concreto che noi abbiamo attivato e fatto finanziare sulle grandi infrastrutture. Per esempio, sta facendo passi avanti, me l'ha detto Maurizio Gentile, il progetto del potenziamento ferroviario nella direttrice Pescara-Roma. Ma non dobbiamo, dentro questa partita, tralasciare l'altra questione, quella della ZES, di cui nessuno sa più nulla, o dell'assetto dell'economia del mare circa l'autorità portuale. Su tutto questo io adesso non mi permetto di toccare il tema, per esempio, di quanto c'è da recuperare nell'offerta culturale, che anche lì si postula come tema la vicinanza anche degli operatori, di coloro i quali fanno opera di lavoro. È saltata proprio la vicinanza e la prossimità come spazio di produzione di quel tipo di segmento lavorativo. Io non lo so, insomma, come si farà a rianimare tutta la nostra capacità di collocazione culturale. Mi direbbe l'ultimo Michele Fina: avremo il digitale e ci aiuterà. Di sicuro il digitale ci aiuterà, ma c'è una parte della nostra collocazione turistica che ha a che fare con l'offerta culturale, e su questo io non aspetterei che ci pensi Milano con la Scala o la grande miniera di relazione di Roma. Noi dobbiamo concepire un prodotto anche solo per le caratteristiche di grandezza dell'Abruzzo. Mi permetto anche di precisare qualche dato. Noi abbiamo avuto questa specie di infortunio riguardante la cassa integrazione. Non ci si è manco provato ad attivare il triangolo col sistema bancario, cosa che ha fatto per esempio la coppia di regioni Emilia-Toscana, il triangolo delle anticipazioni bancarie. Ma c'è stata anche una specie di sonnolenza, proprio sonnolenza, nella gestione di ciò che noi abbiamo fatto finanziare e anche cantierato, della copertura con la banda larga. Mi sono dovuto dedicare io caso per caso, quando si poteva fare un tavolo benissimo a livello regionale, chiedendolo dentro la conferenza delle regioni, rispetto ad una regione, diciamo così, periferica, quale l'Abruzzo, incorporando anche le regioni del Molise, provando su questo a replicare quello che abbiamo fatto quando abbiamo guadagnato 150 milioni di euro per la banda larga. Adesso abbiamo recuperato una quarantina di situazioni, ma ci sono ancora molti piccoli comuni. Ne cito uno, e spero che sia in collegamento, Castiglione, del nostro bravo sindaco Vincenzo D'Ercole. Adesso andranno lì a completare il lavoro con gli armadietti, ma va fatto un lavoro, diciamo, a totale copertura, non un lavoro all'uncinetto, che è quello che io sto facendo adesso a Rimedio. Nel progetto concreto operativo vanno calate, diciamo, le ruote che consentono all'Abruzzo di fare arrivare le risorse ad ogni destinatario. Così come noi siamo una regione non percepita circa le misure bancarie, finanziarie legittimate dal governo. Per la questione dei 25.000 euro c'è proprio una specie di atteggiamento rinunciatario, e Banca d'Italia, l'ABI per la sua attività di moral suasion, ma anche il MEF col direttore Cappiello hanno precisato che i 25.000 euro sono proprio una misura di medicalizzazione finanziaria delle aziende. Non si può, altrimenti si sconfina nell'illegittimo ed illegale,
impiegarlo per risolvere problemi contrattuali precedenti. Altro discorso è quello delle misure che arrivano fino a 800.000 euro, ma le 25.000 euro si è acclarato che devono essere per la vita nuova, per la liquidità, per la vita nuova delle imprese. Però l'Abruzzo su questo piano ha avuto un'oggettiva difficoltà, anche lì si poteva promuovere una riunione tra il sistema delle imprese, Regione Abruzzo, e il sistema delle banche. Anche qui noi possiamo per esempio fare sì che Banca Intesa e Unicredit rilancino con un po' di volontà della Regione quello che hanno fatto altrove con la mediazione della Regione. Noi siamo all'1% per i 25.000 euro, ma questo 1% di richieste non si riscontra in regioni come l'Abruzzo. C'è un problema anche di presenza bancaria nel Mezzogiorno, ma l'Abruzzo è proprio fuori dalla rilevazione statistica e numerica su queste misure che provano ad essere di riattivazione economica. Io aggiungo anche e concludo che su tutta la partita sanitaria voi dovete sapere che l'Abruzzo, al pari delle altre regioni, ha ricevuto una lettera di significazione di messa in allerta da parte del Ministero della Salute dal 5 di gennaio. Dal 5 di gennaio, è vero che è un problema di tutte le regioni, dal 5 di gennaio le regioni non hanno dato luogo a quella reazione che era proporzionata e coerente. Ma la Regione Abruzzo ce l'ha un suo primato circa l'attacco del contagio, anche perché siamo stati una delle poche regioni ad essere bersaglio del virus e a non avere le responsabilità assegnate per la guida dell'azione sanitaria pubblica. Noi abbiamo avuto due ASL praticamente con il foglio rosa, senza la patente definitiva, la ASL di Pescara e la ASL di Teramo, e non perché stavano cercando lo scienziato dall'OMS, perché non si mettevano d'accordo sul chi dovesse avere quel trono. E guardate, questo ve lo dico da patito di questa materia, rischia di essere materia anche per omissione laddove si giuridicizzerà qualche responsabilità circa le mancate iniziative attivate e adottate, quello che ha combinato la ASL di Pescara su alcune frontiere e quello che non ha fatto la ASL di Teramo sulla Valfino. È chiaro che lì il vuoto delle responsabilità ha giocato anche una funzione. Quindi io credo che debba essere fatto un lavoro anche alla luce di questi rapporti recuperati pienamente con i ministeri, e a noi i ministeri devono dare risorse che ci arriveranno per ragioni di ordinamento, ma anche aiuto alla produzione di idee, di elementi progettuali per farne un prodotto di qualità. Concludo con una chiosa: l'ottimo Claudio De Vincenti ha animato uno spazio da par suo di produzione intellettuale, programmatica, di oggettività di proposte, che si chiama Merita. Noi dovremmo fare un lavoro anche con lui per cercare di capire come sta progredendo anche il livello della proposta, diciamo, cantierizzabile, per fare in modo che ci sia un sussidiario di ausilio rispetto a quello che non fanno questi qui. Perché io vedo una specie di spavento che sta producendo atteggiamento rinunciatario. Io penso che il PD su questo fronte non solo abbia spazi di azione, ma abbia spazi anche di recupero di una sua capacità di presa della responsabilità istituzionale. Il lavoro che è stato fatto dal partito è significativo, è rilevante, è quasi, diciamo, da quotidiana ossessione positiva, quindi io mi complimento.